che deve essere esplicitato quotidianamente, come recitato, come recitate, come dire, un mantra, come recitate l'Ave Maria, come recitate il Padre Nostro, recitate, creiamo una nuova preghiera che chiamiamo Fakof Prayer o Prayer, o insomma la preghiera del vaffanculo, il potere del vaffanculo. Quindi va esercitato. Disinnamorarsi da una relazione con una persona narcisista può essere comunque un processo doloroso, perché se ti ha coinvolto può essere un processo doloroso, ma è possibile, la buona novella è che è possibile. E vediamo quali sono i suggerimenti per ottenere questi risultati. Salutiamo anche Douglas, o Douglas, George, insomma. Qual è? Salutiamo anche Roxy Rosa. Ricordo che chi volesse, diciamo, iscriversi al canale gratuitamente, si può iscrivere, anche mettere un like che non costa niente, far girare il video. Chi vuole dare un sostegno può cliccare sul tastino col dollaro, e chi vuole abbonarsi va nella home page e clicca sul tastino abbonati. Salutiamo anche Claudio. Quindi è doloroso, come dice Crezi, ma doveroso. Disinnamorarsi, diciamo, può essere difficile, ma possibile. La prima cosa, devi riconoscere i comportamenti narcisisti, no? Educarsi, informarsi, fare formazione sui tratti e sui comportamenti dei narcisisti può aiutarti a capire, ovviamente, meglio la situazione, può identificare le dinamiche disfunzionali, diciamo, e comprendere che il narcisista devi levartelo dai coglioni, perché altrimenti i coglioni te li trita completamente. Quindi se vuoi farti tritare i coglioni, stai con un narcisista, stai con una narcisista, te li triterà alla grande. Quindi riconoscere i comportamenti dei narcisisti può essere utile per comprendere meglio le persone, le dinamiche relazionali che si sviluppano attorno a queste persone. I segnali, li ho già detti, ma li ripeto, anche microbi, microscopici, cioè un eccessivo bisogno di attenzione. I narcisisti cercano costantemente l'attenzione degli altri, desiderano essere al centro dell'attenzione. Possono essere, come dire, anzi sono estremamente, potremmo definirli, autoassorbiti, si aspettano l'ammirazione degli altri. Tu togli questa ammirazione, perché poi i narcisisti hanno anche pretese, no? Hanno anche pretese, pretendono che tu gli dia attenzione, pretendono che tu gli dia, che tu gli concedi il tuo tempo, le tue attenzioni. E invece il vaffanculo dei è l'unica cosa che devi dargli. E poi hanno un senso di superiorità, no? Tendono a considerarsi superiori agli altri, mostrano un atteggiamento di superiorità, disprezzano, sminuiscono le opinioni, le idee, i successi degli altri, cioè si sentono in diritto di essere trattati in modo speciale, non in modo privilegiato. Invece sono come la carta igienica sporca, devono essere buttati nel cesso e deve essere tirata l'acqua, e invece tu gli dai energia. Salutiamo Elena occasionalmente qui. Abbiamo un rapporto, vi informo che abbiamo un rapporto occasionale con Elena, quindi anche un rapporto occasionale noi lo prendiamo. E poi il narcisista, diciamo, ha questo senso di superiorità, no? E ha una mancanza di empatia, hanno difficoltà a comprendere gli altri, a provare empatia per gli altri, non si mettono nei panni degli altri, non riconoscono le emozioni degli altri. Le loro relazioni sono spesso, anzi quasi sempre, basate sull'utilizzo degli altri. Quindi quando hai a che fare con una persona che ti utilizza, salutiamo anche la nostra Roxy Rosa, quando hai a che fare con una persona che ti utilizza, quando hai a che fare con una persona che ti rompe i coglioni, mandala a fanculo. Ricordo a tutti però che chi vuol fare domande deve farle o tramite abbonamento o tramite
donazione, come dovrebbe essere specificato nel messaggio, risposta alle domande solo con abbonamento o donazioni. Ecco, quindi questo è un altro punto fondamentale, no? Cazzarola. Se una persona ti sfrutta, anche se tu fai il cavalier servente, vecchio rincoglionito che non sei altro, e la scarozzi avanti e indietro, grazie Elena Gira Aldi, e la scarozzi avanti e indietro, salutiamo Green Apple, fai il cavalier servente, la porti qua, la porti là, oppure lo stesso vale anche per le donne, no? Che fanno le serve della gleba, salutiamo anche Roxy Rosa, fanno le serve, Green Apple, benvenuto anche Green Apple, salutiamo anche Rosy, fanno le serve della gleba, fanno le, diciamo, quelle tutte predisposte, no? Accudenti, accondiscendenti, questo dobbiamo tenere presente che è un fatto fondamentale. E spesso vanno alla ricerca di rapporti occasionali, no? Talvolta i narcisisti, un po' come Elena che va alla ricerca di rapporti occasionali quando capita, però noi dobbiamo, cioè tu devi mantenere le distanze e mandare a fanculo il narcisista che si sente superiore, che ti vuole sfruttare. Poi anche non solo si vuole sentire superiore, ma ha un senso di grandiosità, no? I narcisisti hanno un senso esagerato della propria importanza, possono esagerare i loro successi, le loro capacità, i loro talenti per cercare di attirare l'ammirazione e l'invidia degli altri. Quindi le donne, quando incontrano, certo, uno potrebbe essere semplicemente uno, come dire, sborone, no? Ma quelli che ti dicono, ah, io qua, io là, io su, io giù, io ce l'ho grosso, io ce l'ho lungo, io c'ho qua, e vabbè, mi viene in mente, io c'ho questo, io c'ho quello, e insomma, chi si loda si imbroda, fai attenzione, no? Perché poi, su quelli che dicono, ah, io c'ho questo, io c'ho quello, alla fine soldi pochissimi, ma debiti tanti, e magari si sono noleggiati comunque, che ne so, una Ferrari, e per 10 minuti, per 5 minuti, attenzione, attenzione, chi si loda si imbroda, ce l'ho grande, ce l'ho duro, ce l'ho duro. E quindi, perché i narcisisti hanno proprio questo senso di grandiosità, no? Possono esagerare i loro successi, ma anche le loro sconfitte diventano dei successi. E poi hanno questo comportamento manipolativo, no? Possono utilizzare la manipolazione emotiva, la colpa, la critica, la squalifica per ottenere ciò che vogliono, anche cercare di controllare, di esercitare potere. E quindi, però, tieni presente che nonostante il loro atteggiamento di superiorità, un modo per smascherare il narcisista e che ha una eccessiva sensibilità alle critiche, perché reagiscono in modo esagerato alle critiche, si sentono offesi, no? Anche quando gli dici che, insomma, non ce l'hai tanto grosso, ce l'hai un po' piccolo, però loro si sentono subito offesi fondamentalmente. Questo è un punto fondamentale, no? Possono usare il sesso, ad esempio, per avere potere, ad esempio. Ma tu, come dire, noi dobbiamo diventare anche indipendenti dal sesso, cioè non è che per scopare dobbiamo aver bisogno di quella persona e basta. Cioè, se un narcisista, come dire, vuole usare il potere, noi andiamo a trombare con altri. Tanto tutti i pesci stanno a mare, no? Tutti i pesci stanno a mare, basta buttare i palamiti a mare, tu butti i palamiti a mare e qualche pesce lo peschi. Ma il narcisista poi può sembrare di avere emozioni dappertutto, cioè i narcisisti fingono bene, e soprattutto i narcisisti, come possiamo definirli,
Istrionici sono degli attori, sono degli attori nati, non possono recitare le parti, ecco, quindi attenzione anche a questi qua che recitano le parti, ah, ti dicono oh sole mio, sta in fronte a te, è qua, è là, eccetera, eccetera, diffidate, diffidate, perché potrebbero essere dei pezzi di merda, degli stronzi, dei narcisisti. Quindi voi buttate i palamiti a mare, perché tutti i pesci stanno a mare e quindi il mondo è un mare pieno di pesci. Salutiamo anche Betty Kotich. Ecco, quindi questo dobbiamo imparare a gestirlo. Il mare è anche pieno di squali, ma dobbiamo imparare a evitare gli squali, a prendere la seppiolina, a prendere, che ne so, il pesce buono. Ma non dobbiamo essere dei tonni fondamentalmente che ci pescano nella tonnara, perché anche noi siamo dei pesci che stiamo a mare, ma non dobbiamo diventare, fare la fine del tonno che viene massacrato nella tonnara, perché il narcisista quando becca il tonno o la tonna, se fai la tonna che viene massacrata nella tonnara, il mondo è pieno di palamiti, ma i palamiti dobbiamo buttarli a mare per pescare il pesce, evitare la mattanza, esatto, evitare la mattanza nella tonnara. Certo, se uno dice usa il sex bombing con me perché io sono bloccata, vai a scopare con qualcun altro, no? Non è l'unico che sa scopare, no? Cioè, soprattutto una donna, ma che te ne fotte? Vai a scopare con altri, qual è il problema? E comunque, diciamo che quindi questo è la sensibilità alle critiche è un modo per scoprire il narcisista. E poi un'altra cosa che devi fare una volta che hai riconosciuto il narcisista è mettere se stessa al primo posto. Quindi prendi cura di te stessa, di te stesso, dei tuoi bisogni, del tuo benessere emotivo, mettiti al centro della tua attenzione, al centro delle tue emozioni, concentrati sulle tue passioni, gli hobby, le attività che ti fanno sentire bene, mantieni, buon livello, no? Fondamentalmente, e questo è importante. Se siete fortunati pescherete una sirenetta, esatto, però questo è importante, no? Poi dobbiamo mettere se stessi al primo posto. Mettere se stessi al primo posto significa prendersi cura del proprio benessere emotivo, mentale e fisico. Quindi conosci te stesso, fai il corso di formazione, abbonati al mio canale Massimo Taramasco, ad esempio, e seguimi con l'abbonamento base per seguire i corsi di formazione. Prendi del tempo, no, per capire quali sono i tuoi valori, i tuoi desideri, le tue passioni, scopri cosa ti rende felice, soddisfatto e togliti dai coglioni tutti quelli che non ti rendono felice, soddisfatto, soddisfatta, perché alla fine è semplice. Come dicevo prima, il vaffanculo dei è fondamentale. Salutiamo anche Gina, il vaffanculo dei è un punto fondamentale. E poi imposta dei limiti, no? Impara a dire di no al narcisista, non permettere agli altri di sfruttarti, di manipolarti, di essere disponibile con persone, questo indipendentemente dal fatto che sia narcisisti o non narcisisti, essere disponibile con persone che non sono narcisisti, che non sono disponibili nei tuoi confronti. Impara a distinguere, diciamo, la lana dalla sete, impara a discriminare la crusca dal grano. E quindi dedica tempo, no? Fai attività fisica regolare, lo dico sempre, mangia in modo sano, pratica meditazione, rilassamento, insomma, questo è fondamentale. Fai ciò che ti rende felice, quello che non ti rende felice fallo fare agli altri. Concentrati sulle attività che ti danno gioia, soddisfazione, hobby, passioni. Dedica tempo a migliorare te stessa, te stesso, quello che ti fa stare bene, è un punto molto importante questo, e questo è un punto molto importante,
E poi, ovviamente, un'altra cosa fondamentale, impara a non avere sensi di colpa, impara a gestire sensi di colpa. Diciamo che i narcisisti fanno sperimentare i sensi di colpa, no? Ricorda che, come dire, prendersi cura di se stessi non è egoismo, ma una forma di amore e rispetto verso se stessi. Accetta il fatto che hai diritto a cercare il tuo benessere e di essere felice. E non devi sacrificarti per niente, per nessuno. L'amore in tutti i sensi non richiede sacrificio. Noi non dobbiamo sacrificarci per qualcuno o per qualcosa, no? L'amore richiede piacere, ma l'amore verso anche tutti gli esseri senzienti, ovviamente. Questo è un punto fondamentale, no? Se noi vogliamo portare avanti queste situazioni. E poi impara, diciamo, a diventare emotivamente indipendente, perché devi diventare emotivamente indipendente. Cioè, non è che ti deve fregare più di tanto. Le emozioni le puoi prendertele in tutti i modi. Tutti i pesci stanno a mare. Basta imparare a buttare i palamiti e pescare delle cose che possono essere interessanti, no? Tutti i pesci stanno a mare, e quindi a mare ci stanno gli squali, ci stanno i tonni, ci stanno i narcisisti, tutti i pesci stanno a mare. E questo è un punto molto importante, no? Prendersi cura di sé è un altro, come dicevo, un fatto fondamentale. E poi, diciamo, imposta dei confini chiari, no? I narcisisti cercano di manipolare, di controllare gli altri, e quindi sia assertiva o assertivo, difendi i tuoi diritti, il vaffanculo dei è la cosa fondamentale, impara a dire di no e mantieni il controllo della sua vita, della tua vita, fai anche un lavoro, diciamo, su te stessa, no? Cioè, fai delle cose che ti danno il benessere, questo è fondamentale. E poi altra cosa molto importante, per quanto è possibile, evita il contatto con il narcisista, evita il contatto con il narcisista. Poi non devi avere pensieri negativi, no? Perché dice, ma questo è difficile, come faccio a farlo? Ma questo, come faccio a fidarmi di me? Come fai? Ti fidi e punto. Come fai? Se è difficile lo fai. Cioè, perché se a trovare, ci sono tante persone che sono brave a trovare delle scuse, no? Brava a trovare delle scuse anziché trovare le soluzioni. Come dire, se uno non c'ha voglia di impegnarsi, le scuse sono sempre pronte, no? Come per dire andare in palestra al mattino quando uno deve andare. Se uno vuol trovare delle scuse per non andarci, ogni scusa è buona, no? Oggi c'ho male al culo, domani c'ho male alla testa, dopodomani mi fa male il piede e in palestra non ci vai mai, no? Perché oggi c'ho sonno, domani invece pure, è ovvio che, come dire, le cose poi non le fai. Perché tale persone spesso, oppure, voglio fare una dieta, voglio fare la dieta, poi ti vai a scofanare, diciamo, quintalate di tiramisù, ti vai a scofanare barattoli di Nutella, mangi spaghetti come se non ci fosse un domani, è ovvio che poi ingrassi come una zampogna, ma è evidente che bisogna avere il controllo della situazione, no? Dobbiamo allenare la volontà. Se uno dice faccio la dieta, fa la dieta, non domani, oggi, immediatamente. C'è qualcuno, no, che diceva non rimandare a domani quello che puoi fare oggi, no? Tutti quelli che dicono, domani smetto di fumare, fumo l'ultima sigaretta, poi smetto di fumare, domani inizio la dieta, domani inizio la palestra, non fanno un cazzo, sono dei rammolliti. Quindi domani qua, domani là, ve lo prendete in culo, perché non ce la farete mai, dovete iniziare oggi. Dovete iniziare oggi, questo è un punto fondamentale, questo è un punto fondamentale. Bisogna imparare a agire oggi, agire nell'oggi.
Questo è un punto fondamentale, questo è il punto fondamentale. Quindi, una volta che uno ha fatto questo, riesce a ottenere già dei risultati. Quindi, poi concentrati sul tuo presente, no? Focalizzati sugli obiettivi, focalizzati sulle cose, concentrati sulle tue aspirazioni, sulle tue opportunità e quindi cerca di andare avanti. Questo è anche fondamentale, no? Ovviamente, com'è che devi interrompere il contatto con i narcisisti? Questo è importante. Ovviamente, interrompere il contatto nel minimo dei casi, no? È ovvio che se due persone hanno un figlio assieme, se uno ha fatto un figlio con un narcisista, comunque la coppia genitoriale deve sempre esistere, ovviamente. Cioè, la coppia genitoriale deve sempre esistere. Però, come dire, perché questo lo prevede, a meno che non ci siano restrizioni di legge, eccetera, eccetera, se ci sono restrizioni di legge, deciderà un giudice a chi ha affidato il figlio, ma in generale, se in casi in cui sono affidati entrambi, cioè non è che la coppia genitoriale finisce e basta. Questo è un altro punto fondamentale. E il sacrificio. Il sacrificio in amore non ci deve essere, nel momento in cui né a senso unico, né a senso unico alternato, né a doppio senso di circolazione. Il sacrificio non esiste in amore. Nel momento in cui devi sacrificarti, non riesci più a fare niente, no? Il sacrificio è un punto fondamentale. E questo è un qualcosa tenere. Come fare? Quindi dobbiamo imparare a evitare il contatto con i narcisisti. È una scelta sana, protettiva di se stessi. Stabilisci confini chiari. Se c'è una coppia genitoriale, interagisci solo per i figli, punto e basta. Per il resto non interagire. Riduci comunque al minimo le interazioni, se ad esempio è lavorativo, quello che è. Devi imparare eventualmente a ridurre al minimo le interazioni. Evita situazioni sociali o eventi, diciamo, dove potresti incontrare questa persona, no? Evita le conversazioni personali, non raccontargli un cazzo di te, questo è un punto fondamentale. Se devi parlarci, parla di cose neutre, parla di cose, di lavoro, di quello che è, ma non permettere che ti coinvolga in discussioni che poi potrebbero diventare dannose e manipolative per te. Limita o azzera il contatto sui social media, no? Quindi, ripeto, le interazioni devono essere minime, legate a quel rapporto che eventualmente ci deve essere, se hai a che fare con, come dire, se c'è un figlio in comune, se c'è un lavoro in comune. Questo è un fatto fondamentale, no? E quindi se non è il figlio, arrivederci e grazie. Cioè, se il figlio non è, arrivederci e grazie. Una persona deve, non è che devi, come dire, se non c'è un figlio, fuori dei coglioni, non ci va poco, no? Questo è un altro punto molto importante, un altro punto fondamentale. Quindi bisogna cercare comunque invece di circondarsi di persone positive, è ovvio, questo è importante. E quando si interagisce col narcisista, per tutti i motivi, bisogna cercare di non lasciarsi coinvolgere dalle sue dinamiche tossiche, quindi non litigarci, non fare niente, dare ira, indifferenza, rifiuto, abbandono. E queste sono le cose fondamentali. Da fare per, diciamo, disinnamorarti del narcisista, perché come ti puoi innamorare, come ti puoi innamorare, ti puoi disinnamorare. Ovviamente prendersi cura di sé è molto importante, perché prendersi cura di se stessi è fondamentale, quindi avere delle sane abitudini è molto importante. Salutiamo anche Katia. È molto importante avere delle sane abitudini perché, come dire, se impari a dare valore e stima a te stesso, impari ad avere una dieta, mangiare sano, evitare schifezze, uno si sente anche in forma, no?
È ovvio che se uno si rimpinza di dolci, si rimpinza di zuccheri, si rimpinza di carboidrati, cazzi e mazzi, mangi come una scrofa, è ovvio che poi ci si sente male diciamo, ci si sente male dappertutto. Fare un'attività fisica, io sempre suggerisco di lavorare con i pesi, perché secondo me, dal mio punto di vista, sono le cose che danno più, diciamo, che danno più forza e ti rendono subito tonica, ti rendono subito, diciamo, come possiamo dire, ti danno subito energia, ti danno subito, e poi ovviamente evitare la cena, di mangiare tanto, insomma, prendersi cura anche del proprio aspetto, senza arrivare all'ossessione del, diciamo, di quelli che vanno lì dal chirurgo, no? E interagire con altre persone, no? Tutti i pesci stanno a mare, e siccome tutti i pesci stanno a mare, bisogna imparare a cercare i pesci giusti nel mare, perché comunque l'unica cosa di cui non ci possiamo lamentare su questo pianeta è il fatto che ci siano poche persone, no? Perché poi ci sono persone che ma io abito a Milano non è che ci sono tante persone, ma io abito a Roma sono tu, ma io abito, che ne so, a Torino, io abito a New York non è che c'è tanta gente. Sì, ma una mi ha detto una volta da veramente che abitava a New York, ma io abito a New York, e in New York sono tutti in po' che se la tirano, New York è qua. Ma se a New York c'ha 15 milioni di abitanti, che cazzo mi rompi i coglioni? Su 15 milioni, tutti concentrati in una città, vuoi che non trovi? Ma sono tutti... cioè, è ovvio che se uno vuole trovare delle difficoltà, le trova, no? Ma anche se... ma abiti in un paesino... se abiti in un paesino piccolo, muovi il culo e vai in una città grande, no? Ci avrai una città grande vicino. Sì, a Londra non c'è nessuno. E a Londra non c'è nessuno, ci sono solo 12 milioni di abitanti. Questo è un punto fondamentale, no? Dobbiamo tenere presente, no? Questo, dobbiamo tenerlo presente. Anche in una città piccola ci possono essere, diciamo, delle opportunità. E se non c'è nella città piccola, vai nella città grande. Se non c'è da una parte, vai dall'altra. L'importante è non accanirsi, insomma. Questo è un punto fondamentale. Certo che se vai a girare, diciamo, per le campagne, magari anche per le campagne puoi trovare qualcuno, Se vai in qualche se vai in qualche agriturismo, magari qualche pecora, qualche caprone lo trovi, no? Un caprone da qualche parte si trova. Cioè, imparate, no? Se non vi piacciono quelli cittadini, andate dai campagnoli, no? Non lo so, come c'era quel film, no? Il ragazzo di campagna, vi ricordate? Il ragazzo di campagna, che la maggior parte, il film di Pozzetto, no? Che lo spettacolo era vedere passare il treno. Certo che se te lo spettacolo che vai a fare è andare a guardare passare il treno, è ovvio che è difficile che troverai qualcuno. Piuttosto salici su un treno, no? Vai da qualche parte, fai qualcosa e otterrai qualche risultato, no? È ovvio che se resti sul trespolo e vivi in mezzo, diciamo, in mezzo a nulla, in una piattaforma sul mare, però diciamo che qualcosa si può trovare sempre, fondamentalmente, no? Basta muoversi, darsi da fare, insomma, poi in modo conforme ai propri obiettivi. Questo è quello che bisogna fare, interagire. Noi abbiamo il grande potere di interazione, ovviamente. Beh,
Questo è quello che bisogna fare, insomma, per liberarsi del narcisista. Poi, come dice giustamente qualcuno, non è detto che bisogna avere per forza una relazione con qualcuno, eh? Cioè, ecco, un'altra cosa, e questo lo condivido, no? Dobbiamo per prima cosa diventare indipendenti, no? Perché noi non possiamo dipendere da qualcuno. Dobbiamo essere indipendenti, quindi non dobbiamo dipendere, abbiamo anche la coccinella. Non dobbiamo dipendere da qualcuno, ma dobbiamo essere indipendenti, saper gestire le nostre emozioni. Questo è un punto fondamentale. Bene, detto questo, mando un saluto a tutti e mi raccomando, iscrivetevi al canale e...